Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrink 91 su LBX, Little Butler's Experience. La scorsa settimana non ho portato l'episodio di LBX perché non ho avuto modo di registrarlo. Ad ogni modo, io direi che possiamo continuare il torneo Artemis. Vediamo un attimino chi è il nostro prossimo avversario. Ok, l'avversario della squadra di Vayamano nel round sarà Jason Born Kurosawa, nome per nulla stereotipo giapponese, va bene. Come per esempio da noi Ciro Esposito. Da noi Ciro Esposito è il tipico nome del sud. Comunque sia, non era una battuta contro il sud. È solo per dire Kurosawa è un nome come Ciro Esposito, capito? Questo intendevo. Ad ogni modo, andiamo un po' a iniziare la battaglia, dai. Iniziamo il secondo round. Io sono molto preoccupato per il livello del mio LBX. Ho allenato tutta la squadra. Ho allenato anche gli LBX di Kazuya e di Emi. Ho anche modificato alcune loro parti. Sono molto più forti ora. Comunque sia, il mio nuovo avversario sarà Jason Kurosawa, detto il samurai nordico. E vabbè. Questo scontro sarà una battaglia uno contro uno. Che sorprese ci riserverà? Scopriamolo subito. Inizio della battaglia! Livello 32, lui è al 29. Alfiere SP, con quel falcione lì, ha molti punti vita e meno manutenzione di me. La barra della manutenzione è più bassa. Ma non penso comunque sia conti più di tanto alla fine. La cosa che mi fa davvero paura sono i suoi punti vita, che sono tanti. Comunque sia, non ci dobbiamo perdere d'animo. Noi abbiamo l'arma segreta, che non penso posso usare, comunque sia, eh. Perfetto, stordito, perfetto. Dai, alzati. Ehi, ehi. No, ragazzi, non riesco a prenderlo. Dai, 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 dai. Oh, non me lo faceva. Accidenti a te. No, mi dà molto fastidio perché dico, cavolo, l'ho stordito, prendilo, no? Perfetto. Oh, eccolo, allora, pronti? Vai! Non ho attacco speciale a uno. Oh, aiuto, 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 qua, qua, Toh, beccati questo. Lightning Strike. Ah, strike, non strike, perché strike è colpito. Bene, stiamo andando alla grande, eh. Ok. No, non ricordo a che serve la barra che si sta caricando lì sotto. Ah, possibile colpo di rottura? Beh, facciamolo, prendiamo più punti, prendiamo. Perfetto. Distrutto proprio con massimo dei danni. La batteria l'ho aumentata un pochino. O meglio, ho cercato di togliere la batteria che non era abbastanza efficiente per aumentare un pochino la durata. Però è molto complicato gestirsi le batterie, perché alcune sono più grandi e altre sono più piccole. Quindi tra le CPU e le varie cose, il motore, è un po' difficile aumentare di tanto la carica della batteria. Però abbiamo vinto. Fantastico, la squadra di Vanne segue un incredibile colpo di rottura. L'avrebbe detto se non avessi fatto il colpo di rottura? Ma, interessante. Che spettacolo! Chissà se saranno in grado di ripetere questa impresa. Un po' di pazienza e lo sapremo. Bene. Samurai. Una tipo... This match will go down in history, folks! We have the pairing of Lex and Hans Gordon against Justin Kaido, who has proven he can destroy any LBX in mere seconds. Whoa! Destroyer has been destroyed! But wait! G-Lex charges in from behind for a fierce attack! Emperor Mark II dodges! Oh! And he counters with his special attack routine, Groundbreaker! G-Lex tries to block, but it's no use! There's no way he could stand up to that attack! And he's down! Which means the player moving on to the tournament finals is none other than the Sudden Death Emperor, Justin Kaido! Wow. Justin Kaido ha passato il turno contro due LBX. Due LBX forti, poi. Parla con gli altri concorrenti. Beh, eccoli qui. Perché vi siete fermati proprio quando ormai mi avevate in pugno?
Che cosa stai cercando di dire, moccioso? È ridicolo, stai insinuando che ho perso di proposito? Sei un ottimo giocatore, ecco tutto. Beh, non guardarmi così. A più tardi. Lex! Si sono fermati? No, dai, non può essere. Va bene. Vogliamo vedere cosa hanno da dirci? Ha perso il proposito? Perché mi avrebbe fatto una cosa simile? Non ne sapevo niente, vabbè. Lex, non è facile da capire. A che cosa starà pensando quando lo chiederà a me, amico mio? Io ci capisco meno di te. Probabilmente Lex non voleva scontrarsi con me in finale, cosa che sarebbe alquanto logica. Voleva far finire la battaglia iniziata tra me e Justin. Perfetto, andiamo al campo di battaglia, facciamo il prossimo match. Non so se arriveremo in finale in questo episodio, ma penso di sì, eh. Terzo round, quarto, saranno 5 round in totale. Artemis, girone C, terzo round, sconfigge i cingolati. Ma cos'è i cingolati? Ogni volta c'è un tipo di LBX diverso? A scendere in campo sono i debuttanti di questo torneo. Ecco la squadra di Van Yamano. Nel terzo round si scontreranno con l'armata dei macchinari pesanti, la squadra dei cingolati. Partecipano al torneo per il secondo anno consecutivo, sponsorizzati dalla Penfeus. L'ultima volta sono stati eliminati al primo round. Ma che ciofeche. E oggi combatteranno per recuperare il loro orgoglio. I loro LBX sono Bulldoze, Bulldoze 4, WD e Titano. Tutti i pesi massimi tra gli LBX. Yuhuu, forza cingolati! Ma da che parte sta quello? Scusa, ma i loro LBX sono dei Bulldoze? E chi se ne frega? Il terzo round sarà una sfida a squadre di 3 giocatori. Ci attende una battaglia scoppiettante. È ora di scoprirlo! Inizio della battaglia! Oh, sono incappucciati. Ma non ha fatto una domanda. Ci attende una battaglia scoppiettante. È ora di scoprirlo. Ma non è una domanda. Era un'affermazione, quindi... Boh, ragazzi, guarda come li ho equipaggiati bene. Super potenti. Opla, tac, tac, tac. Ehi. È già assente. Dai, su, ricaricati. Io intanto lo attacco anche se è invincibile perché sono stupido. Non potevo aspettare, no? Oh, Amy. Ma sei stupida, perché ti difendi? Guarda quanti danni ti ha fatto. Oh. Mi difendo. Raffica, no, chi è? Chi ha colpito? Che cosa, che succede? Non capisco nulla. Non so dove sono. Che sta succedendo? Qui. No, vai via. Toh, beccati questo. Mamma mia ragazzi, che disastro. Preso in pieno. No, che hai del routine? Fermati, ma che cosa stai facendo? Perché? Ma perché gli oggetti? Edizione. Chi ha preso? A me, ovviamente. Dai, su. No, mo serve gli oggetti, mo serve. No, fermi, non ci sto capendo nulla. Oh! Ah, ci picchi a te. Te lo blocco? Te lo bloccherò? No, col cavolo che te lo blocco. Ma che è? Guarda quello per aria. Eh sì, vabbè, ma sta... Ma dai! No, ragazzi, allora, qua succede qualcosa lì che non va bene, eh. Non ci sto capendo nulla. No, e uno è andato, dai.
Non ci sto. E su. Vieni qua. Wow! Ma come? Wow! No, aspetta. No, quanta vita si è ricaricato! Vabbè. Quanta vita si è ricaricato quello. Se mi ricaricasse anche la tensione, però sarei più contento, eh. Mo lo faccio secco però, dai. No, 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 no. Sì, vabbè, è certo. Oh, è andato. Dov'è quell'altro ora? Che disastro. È andata malissimo, ragazzi. È andata davvero male. Molto male. Accidenti a loro se sono forti. Fantastico, la squadra di Vane segue un incredibile colpo di rottura. Ancora. Che spettacolo. Chissà se saranno in grado di ripetere questa impresa. Un po' di pazienza e lo sapremo. Quindi, questi erano a livello 30. Vabbè, sì, certo, loro sono guasti, sono delle ciofeche. It's the E-Block Finals. Our first competitor won last year's Oceania Championships, Cannibal Khan. He's up against Team Nils Richter. In the face of Hannibal's furious assault, Nils Richter's team seems to be focusing entirely on defense. But they'll need to be more aggressive than that if they want to win this match. Unbelievable! Nils Richter has ended it! He hit every critical mobility point with terrifying precision. Could it have been luck? Our E-Block champions are Nils Richter and his teammates Crox and Megaro. Who saw this coming? Last year's Oceania champion Hannibal Khan's hopes of reaching the final are no more. What an upset! Wow. Bravi. 3 contro 1. Che succede? Stava solo giocando con lui. È stato incredibile. Non riusciremo mai a competere con i suoi livelli di precisione. È anche meglio di Justin. La faccenda non mi piace per niente. Hai vinto la semifinale, parla con gli altri. Ma perché? Sembra che tu stia andando sempre forte. Io e Lex siamo fuori dalla gara, quindi d'ora in poi contiamo su di te. Vinci, fallo per me. Ma non è obbligatorio parlare con gli altri. Però mi ricarico un attimo gli oggetti da battaglia per ricaricarmi la salute, perché la cosa non mi piace. Perfetto, io direi che... Ah, bisogna parlare con Justin, forse? Ah, no, questo ragazzino qui. Chi è? Kita Morigami. Tu sei Van Yamano, giusto? Sì. Piacere di conoscerti, io sono Kita Morigami. Sembra che ci affronteremo nella prossima battaglia. Kita Morigami? È il campione d'Asia dello scorso anno! Nessuno sa stare trooper meglio di lui. Quindi è come un idolo per te. Vuoi vedere i miei trooper qui da vicino? Posso? Sarebbe fantastico. Wow! Questo trooper è eccezionale! Quello è il tuo LBX? Esatto. Non ho mai visto questa armatura EXO prima d'ora. Mio padre l'ha creata per me. Deve essere un grande uomo. Sì. Van, non vedo l'ora di combattere. Anche io spero che tu sia pronto, perché non sarà una cosa facile. Non avrei mai pensato che avremmo dovuto sfidare Keita Morigami. È un tipo simpatico. Sì, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Signorina, io sono signorina androide. Io sono pronto ad andare per la finale. La finale del mio girone. La finale del girone C. Dai, ci siamo, ci siamo. Iniziamo subito, voglio distruggere questo Keita Morigami. Voglio vedere quanto è forte. Ad affrontare la squadra di Mayamano nell'ultimo round del girone C sarà... Oh, i campioni d'Asia dello scorso anno e tra i favoriti del torneo Artemis!
Sono determinati ad arrivare fino alla fine. Ecco la squadra di Keita Morigami! Sarà una battaglia sorprendente se tutti ne faremo del nostro meglio. La semifinale del torneo sarà una battaglia a squadre di 3 giocatori. Si prospetta uno scontro epico. È giunto il momento, signore e signori. Inizio della battaglia! Oh, cavolo. Dovrei allenarmi ancora di più per riuscire ad affrontare le prossime sfide? Perché lui già è molto forte ed è di livello alto. Dovrei seriamente allenarmi. Come l'ha schivato! Per fortuna, perché sennò non l'avrebbe mai schivato. No, ragazzi, che liscio! Senti, Yuna Park, già mi sei scocciato, No, beccati questo. Mi sta puntando e punto a lei. Non ho capito. No, scansati. Sonic Strike, devo saltare. Ok, stordita. Perfetto, perfetto, perfetto. No, madonna, che liscio. Sì, ma me lo usi per favore? No, ecco dove sbaglio. Mo' l'ho capito, porca miseria. Scappa un attimo. Lo premere A, non premo A. Per un pelo. Brenne, la prendiamo? Però se è difesa, vabbè, dai. Cavoli, ragazzi, sono forti, eh. Sono molto forti. Va bene, 2 contro 1. Non lo so. Non lo so io. Perfetto, brava Amy. Brava, mi sei piaciuta stavolta, Amy. Sono io il tuo avversario, non dimenticartelo. Amy, salta, salta, brava Amy. Mamma mia, sta ragazza, che soddisfazioni che dà. Che soddisfazioni, Amy, ogni tanto anche tu. Bravissima. Niente, mi sembrava di aver sentito qualcuno. Aia, aia, aia. Nulla. È andata. È andata una. Ma sono saltato. Non mi è saltato. Dai, Keita, su, dai, vai giù anche tu. Vai giù. Vabbè, è andato comunque sia. Ok, arrivo, arrivo, arrivo. Perfetto. Grande Amy che è rimasta in vita. Brava. Mi piaci, ragazzina. Mamma mia, ragazzi, ste lotte sono davvero difficili. Abbiamo un vincitore. La squadra di Van avanza dopo una battaglia estremamente combattuta. Questo torneo ci regala grandi emozioni. Scopriremo presto che cos'altro è in serbo per noi. Arco di luce è ora utilizzabile da Amy Cohen. Raffica cieca, ok, perfetto. Hunter perché è stupido, quindi niente. Mi toccherà allenarlo ancora un po', Hunter. Non si sono neanche scomodati a fare altri 2 NPC. Il vincitore del girone C è la squadra di Van Yamano! È rimasto solo un posto da riempire tra i finalisti. Chi se lo aggiudicherà? Lo stiamo per scoprire.
Non posso credere che abbiamo vinto contro i campioni d'Asia! Evviva! Ce l'abbiamo fatta, siamo grandi! Ancora una vittoria e saremo i migliori, non è vero, Van? Certo! Ah, mo c'è l'altro? Congratulazioni, ve lo meritate! Ah! È stato davvero fantastico! Avete degli LBX fantastici e insieme siete una grande squadra! Siete una vera forza, sono felice di aver combattuto una battaglia così emozionante! Ehi, grazie! Ho un favore da chiederti, Van. Di che cosa si tratta? Voglio che tu prenda questo. Dimmi che ha un motore potente che aumenta di molto l'arco, che è la sua asta da combattimento. Ma è il bastone marino del tuo trooper! Ci hai sconfitti. Ora come minimo devi promettermi che vincerai il torneo. Tieni! E assicurati di batterti per entrambi. Keita! Grazie! Bastone marino lo metterò subito e lo proverò anche subito. Now at the Artemis Tournament in the D-Block Finals we have Eugene, aka Red Raven, aka General Master Otaku's Apprentice, and he's facing Dex Sendo's team! Team Sendo's controlling the pace with a coordinated assault! Harlequin Mark II is making a move! It's a special attack routine, Dark Helix! No! Looks like he didn't even care if his teammates were in the way! But Bergrand X has survived Harlequin Mark II's onslaught! It countered with its own special attack routine, Hail of Bullets! Harlequin Mark II is history! We have a winner! Eugene puts in a heroic effort to move on in the World Championships! Ma ha sconfitto Harlequin, allora Harlequin. Ma perché? È forte allora. Sono i bot e stanno ottenendo risultati eccellenti proprio come previsto. A proposito, il nostro piano è quasi ultimato. Certamente. Se riusciremo a ottenere la capsula di platino del Metanoia GX, potremo finalmente ultimare Fata. Così, potremo usarlo per attaccare la centrale elettrica Lottawatt, che fornisce energia a tutto il mondo. Io sapevo che era l'Enel, ma non lo so, loro, Lottawatt. Watt, non lo so. La centrale elettrica Lottawatt è sotto sorveglianza giorno e notte, ma grazie al potere dell'LBX automatico Fata, dovremmo riuscire a infiltrarci e distruggerla con facilità. E se dei criminali distruggeranno la più grande centrale al mondo, il primo ministro sarà costretto a dimettersi. A quel punto il dottor Kaido non resterà che assumere la carica. Inoltre, la distruzione della centrale elettrica provocherà una crisi energetica ed economica globale. Grazie all'energia illimitata del motore perpetuo avremo il mondo in pugno. Il suo è davvero un magnifico piano, dottor Kaido. Certo, noi abbiamo l'energia, quindi il Giappone potenza mondiale! Posta in arrivo, nuovo contatto e rubrica. No, ci fermiamo qui, ragazzi. Van, questa sarà la nostra ultima battaglia. Non ha nulla a che fare con la nuova Alba o mio nonno. Ce la metterò tutta per sconfiggerti. Va bene, ci credo. Ti voglio credere, Justin. Bene, Cuggio, allora questo video termina qui. Abbiamo fatto tantissime battaglie, alcune anche molto difficili. Dovrò allenarmi ancora un pochino, sinceramente, perché a quanto pare sono molto forti gli altri. Dovrò arrivare almeno al livello 35, se non con tutti, almeno con il mio Link BX. Perché Link BX? Perché Link... LBX, L grande, BX, BX pure grande, LBX, Link BX. Sono troppo divertente. Ad ogni modo, Cuccio, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di LBX. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!